La gallina razzola il terreno. Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di Letteralmente Radio Yoga Network siamo il nettare dell'etere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day. Canalizzatevi. Voglia di talk radio? Ascolta anche tu, Letteralmente Radio Yoga Network. Insieme è meglio. Beh, ovviamente io capisco di sì o di no o di ni, perché a volte sarebbe bello ballare, cantare e sognare. Già. Trovarci in un bel castello in questo momento, aprire magari il ponte, sapete che c'è un bel fiume di solito in un castello, c'è l'acqua sotto e a volte c'è qualche pesce e... No, ho visto una no, scusate, ho visto nello studio principale dove siamo ora, qui dallo studio zero Rete Ferrara, ho visto una testa spuntare, ormai facevo un salto, no, non per dire, no, ma va bene, ormai ci sta tutto, era la testa della Jacqueline, sì, non è la Sharon, la Nicole, le nostre segretarie qui di Letteralmente Radio Network, dallo studio zero Rete Ferrara, ma buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, diciamo buonasera, visto che è sera, bel tempo si spera, sì sì, un caldo delle mille una notte, anche oggi devo dire, e probabilmente per tutto l'arco della settimana qui in Emilia Romagna sarà caldo, e tanto caldo è quello che trasmettiamo noi, va bene, grazie per i messaggi, al 347-010-7000. Dicevo, perché noi trasmettiamo tanta energia e avete già avuto un assaggio oggi che sono partite anche le trasmissioni per quanto concerne Letteralmente TV. Per saperne di più, che bella rima, oggi Maurizio DJ che vi fa www.letteralmente.info, come ascolterete ogni tanto dai nostri stacchetti. Chi vi ricorda anche come contattarci, non solo seguire il nostro sito e ascoltarci sul nostro sito principale, ovviamente www.letteralmente.info. È da un po' di tempo che non vi ricordo la mail, perché quasi quasi ve la ricordo in diretta più tardi, dopo facciamo un'altra diretta su Facebook, Sì, perché oggi devo parlare di tante cose, cosette, e per quello che ci ascolteranno in radio o su Facebook Radio, Bene, ovviamente nella mia pagina Maurizio Spazio Lodi e anche in altre pagine. Allora, come va, Dicevo, entriamo in questo castello, perché qualche volta capita di fare qualche evento. Non è il caso mio, perché quest'anno proprio non stiamo facendo quasi nulla per quanto concerne gli eventi esterni. Sì, magari facciamo i 21, i 22, i 23, ma gli eventi no, anche perché ci pensa qualcun altro. E non noi, ma un altro gruppo, ovviamente, e questo è One TV Emilia Web. Allora, è stato un gran boom, ieri sera avete seguito la puntata della corrida, la terza edizione, l'ultima puntata con tre giudici dell'Ave Maria, simpaticissimi, posso dire, uno più bello esperto che, bah, personalmente io li metterei... Dove? Non dove credete voi, no. Ad esempio in qualche network nazionale. Adesso magari giovedì nel mezzogiorno farò io un'improvvisata in diretta radiofonica via telefono.
come la farò domani anche sulla pagina di Parla con me con Alex Migliorini, che lui è ovunque, lui si trova a Gateo Mare, ma è in onda ovunque. Oggi è andato in onda anche su Telereggio, che io, come una situazione di Boulevard Revival, faccio finta di non saper nulla e niente, ma non per nulla, noi sappiamo sempre chi fa, cosa fa, i nostri affezionados. Grande Alex Migliorini, complimenti. Tra l'altro domani, se tutto va bene, connessioni permettendo, ci sarà anche il sottoscritto domani dalle ore 16.30 alle 17.30. Sarà non a Gateo Mare, no, perché mi dicono, ma dove sarai? No, io siamo qua, io, la Jacqueline, Sharon, Cocco, Nicole, Deborah, poi chi è che abbiamo? Ma salutiamo anche Sofì e la nostra, che ora è a Roma, vabbè, la nostra Nadia. Poi salutiamo Antonietta la Terza, che è entrata nel nostro gruppo, benvenuta. E poi, vabbè, salutiamo anche lo studio 1, lo studio 4, allora lo studio 1 è a Bologna, lo studio 4 è a Sanremo dove c'è Mauro, lo studio 2 è in Sicilia dove c'è Fabio e lo studio della Spagna, ovviamente. Allora. Beh, facciamo un break, così ci riposiamo un po', alle 18 e 38 minuti primi, per coloro che ci ascoltano in diretta. Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. Ma è quello che cerchiamo di trasmettere nelle nostre onde erziane, cercare di trasmettere buon umore, buona simpatia e portarvi anche un po' di fresco, perché no, con i nostri programmi demenziali, i nostri programmi culturali e ovviamente questa è, l'hanno appena detto, è letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, pubblicità, eventi, organizzazione, contattateci anche per fare nuove trasmissioni con noi gratuitamente e anche per pubblicità, dove ovviamente a maurizio@associazionemarconi.com. La ripeto, maurizio@associazionemarconi.com. Allora, volete sapere di più di Letteralmente TV? Bene, vi do anche un'altra mail. Oggi sono generoso. Semplice, avete... cioè, non fate confusione, mi raccomando, L'altra mail per contatti, per saperne di più su tutte le varie piattaforme dove potete ascoltarci, i nostri canali tematici, è la seguente: Radio Yoga Network @gmail.com. Bene, allora io direi che quello che volevo dire l'ho detto e ora entro in questo castello virtuale. Magari mi trovo qualche gabbiano, perché noi qui abbiamo tanti gabbiani, abbiamo farfalle, abbiamo passerotti. Non c'è il merlo, ecco, il merlo cico non c'è, non lo so, probabilmente perché è andato via Loris, non lo so, o se l'è portato via lui nel Veneto, non lo so. Noi invece siamo qui in Emilia Romagna e lo so che io vi devo salutare. Grazie a tutti, buona serata per coloro che ci ascoltano in diretta. Ma Maurizio DJ oggi non ha ricordato nemmeno che ore sono, oppure sì, l'ho detto in versione ore e minuti solo, ma oggi è martedì 28 luglio 2020, 18 e 41 minuti primi, 08 secondi e 34 decimi. È caldo, bevete
ricordate di bere, ecco, non bevete, ricordate di bere, che sia 1,5 litri, 2 litri al giorno d'acqua, e ricordate di bere o qualsiasi tipo di liquido, per carità, anche tè, tisane, va tutto bene, Bene, bere, bere, specialmente per gli anziani, ma non solo, Bere, bere e fare delle passeggiate, mi raccomando, passeggiare, c'era anche una canzone, passeggiamo in bicicletta, beh, vabbè, qualcuno piace, ma è meglio a piedi, Ok, un forte abbraccio, ci salutiamo qui e ovviamente un buon proseguo con le nostre trasmissioni. Un desiderio, un'idea, un consiglio? Bene, scrivete a radioyoganetwork@gmail.com e non sarà più un miraggio. Cambia il tuo stile di vita, materiale e di ascolto. Ora è il momento del Talk Radio Show. In studio Maurizio DJ.